poco! Per Sara è un momento molto difficile. Piuttosto che affrontare le sue paure, sembra preferire rinunciare ad allenarsi. Arrivano? Dopo essersi fatti onore ai campionati europei di Montpellier, i ginnasti del Centro Tecnico Federale tornano a Milano. Adesso che i ragazzi sono di nuovo tutti insieme, Sergei decide di fare con loro il punto sulla stagione prima del prossimo importante appuntamento. I campionati italiani assoluti. Vabbè. Facciamo praticamente due analisi a ogni di voi come è andato questa stagione. Allora, Filippo, stato strapesante quest'anno preparazione per i europei. Niente, è stato gara della Madonna. Però ti mancava tre mesi. Se tu accimentavi il tuo programma, gennaio, febbraio, marzo, io credo che arrivava prima 5. Marco, preparazione bene di stagione, test fatto bene, a di là che mi spiace, perché tu hai entrato, dico ufficialmente, tu hai entrato in squadra e poi quando tu esci così con questo bubone, unica cosa che ti sempre mancava, per me adesso tolto, avevo coda di coniglio che sempre quando entrava in campo tremava. Mi sa che adesso ho tolto. Vogliamo vedere adesso in gara che tu fai spettacolo, non esercizio. Bisogna fare sempre dare spettacolo. Che gente in tribuna dicono... Ah. Ludovico. Con scuola a posto, mi sembra un ragazzo felice, equilibrato con se stesso, livello ormonale allineato, trovato fidanzato, cosa puoi dire di più? E adesso Nicola, problema di scuola, Nicola, devi studiare, ti metto catena, compro catena di cane, quelle di selvaggi, grossa catena, e attacco sul tavolo. Ricordate ragazzi, qualsiasi anche più pesante preparazione, mondiali o giochi mediterranei, scuola è prima perché questo è bello, però più importante nella vostra lunga vita. Avere laurea e diploma a mano, vostra professione. Pretendo da tutti, rigidissimo Nicola, che parlate inglese. Avete stato con me vicino in campionato europeo. Ma anche tu inizi a parlare in italiano. Ma lo pretendiamo. Io studio italiano, voi studiate inglese. Il medico del Centro Tecnico Federale è venuto per controllare gli esiti delle ultime analisi di Sara. La sua partecipazione ai campionati assoluti dipende da quei risultati. Questa è prima e quella lì è la seconda. Ma adesso ti stai allenando come? Leggera, leggera o? Sì. Qui c'è che dire, ci si è basso. Mm-hmm. Questo qui è il valore che indica le tue scorte di ferro, che non è scorte. Okay. Va bene. Grazie. Adesso parlo un attimino con Paolo. Grazie. Ciao. Ciao. Dai. Non andare avanti con le spalle, è giusto la partenza, poi infili. E ti ha controllato gli esami del sangue e siccome c'è ancora un po' di anemia ha detto questo: per adesso sospendiamo quello che è la preparazione per la gara degli assoluti,
ti controlleranno bene, vediamo se è tutto a posto, ricominci a fare la preparazione, se no continuerai a curarti per quello, intanto pensa a fare gli esami, hai capito? Sì. La delusione di Sara è grande. I campionati italiani assoluti erano la sua ultima possibilità di riscattarsi dopo una stagione piuttosto deludente. Sarà dura adesso ritrovare la motivazione per andare avanti. Non piangere, dai Sara, non fare così. Hai mal di pancia? Che hai? Cos'hai, Sara? Stanca? Aperto col bacino, neanche il petto e... Io ho finito. Basta. Viene da vomitare. E mangi troppo, Sara, sei una cicciona, guarda veramente. Sono più grossa di questo collo. Neanche per l'inglese. Per rimettersi dall'anemia, a Sara basterà continuare a prendere il ferro. Ma per gli altri mali, l'unica cura possibile sono le amiche. If I was your boyfriend, never let you go. Oh yes! Alza, alza. Hey girl, let me talk to you. Metterò questo vestito. Oppure... jeans neri con... no, questa maglietta. No, vestito! Un po' corta, un po' scollata, no? Non mi piace! Proviamola un po'. Commento, la schiena. Questo testo è impossibile da dire. I boyfriend, la cosa ci può. Perché non è vero. Ma se me la fai leggere, magari... certo, adesso. If I was your boyfriend, never let you go. If you were my heart, girl, never be alone. Se no, è un'alternativa. Oh, oh yes. No. Assomiglia a quello di Anastasia. Non mi piace, è troppo corto. È bellissimo, invece. No, sì. Sì o no? Non mi piace, sei troppo nuda, Carlo. Magari. Sì, pensa che ti casco un fazzo detto, che fai? Vabbè, ma se mi abbasso non è che mi abbasso così. Periodo abbastanza difficile per me in questo momento, mi tolgo lo sfizio di tagliarmi i capelli come ho sempre voluto tagliarli, solo che per fare ginnastica non andavano bene. Preparati. Bello, non ce la faccio. Oggi, adesso, oggi è il corpo libero? Hai fatto anche le parallele? Vai, parti, non riesco, ora non riesco, mi sto incasinando, ma non sono un robot, vai, parti, non riesco ora. Quando sei pronta me lo fai sapere, così lo vediamo, così almeno stai tranquilla.